Allora iniziamo, buongiorno a tutti. Questa è una conferenza stampa che avevo chiesto al commissario nazionale per le bonifiche generale Badalà, che ringrazio ovviamente di essere qui presente a Chioggia, perché c'è una partita che coinvolge ovviamente il nostro territorio, che riguarda appunto le bonifiche che si stanno facendo anche a livello nazionale. Abbiamo l'occasione di avere proprio il commissario nazionale per le bonifiche. Quindi avevo chiesto ancora qualche tempo fa di quando era il momento giusto per iniziare questa bonifica, quando poteva ripartire, e ho detto sarebbe bello poter fare una conferenza stampa in modo da informare la cittadinanza, la popolazione, e anche per evitare poi, come spesso accade con l'utilizzo un po' distorto di social, che qualche leone da tastiera poi scriva anche delle cose inesatte. Allora, siccome da quando sono sindaco voglio che ci sia un'informazione sempre chiara, precisa e esaustiva all'esterno, proprio per evitare questi falsi commenti, perché poi lì magari iniziano i lavori, qualcuno vede qualche operatore che sta lavorando sul sito, magari lo vede riparato e pensano che ci siano delle armi nucleari, magari, ma perché tutto avviene nei social, no? Quindi per evitare qualsiasi commento fuorviante, ho detto facciamo una conferenza stampa dove spieghiamo esattamente quello che avverrà nei prossimi mesi nella discarica di Baldarino, tanto per essere andare a individuare la zona che ricordo è competenza della autorità portuale, è proprio all'interno dell'area portuale, e quindi qui ci sono praticamente tutti gli attori. Quindi il sindaco ha convocato, insomma, ha chiesto questa conferenza insieme alla massima collaborazione dell'autorità di sistema portuale di Venezia e Chioggia, con cui credo sia veramente allacciato un buonissimo rapporto, e frutto di quell'accordo che è stato fatto, che verrà firmato anche fra qualche giorno tra me e il presidente. È una bella collaborazione, ma penso che non c'è bisogno di dirlo, insomma, con la regione del Veneto, con l'assessore Marcato, poi con il commissario nazionale Badalà. Quindi qui ci sono tutti i protagonisti, c'è anche un rappresentante, l'ingegnere Valentini, che parlerà a nome dell'ATI, che è praticamente la società che poi andrà materialmente a fare la bonifica sul sito. Ringrazio anche il maggiore Papotto, che è il subcommissario, che spiegherà anche nei dettagli cosa avverrà poi nel nostro territorio. Quindi io ringrazio tutti gli intervenuti, do la parola un po' da moderatore in questa conferenza stampa, cercheremo di essere anche sintetici, poi se qualcuno deve fare delle domande, ovviamente più che il sindaco risponderanno ovviamente i relatori. Ecco, do la parola alla dottoressa Antonella Scardino, che è segretario generale dell'autorità di sistema portuale del mare Adriatico settentrionale. Grazie. Grazie sindaco, buongiorno a tutti. E, allora, molto importante anche per noi questo momento, diciamo, di presentazione della continuazione dell'iniziativa inerente alla riqualificazione ambientale delle aree per la realizzazione del Marchini AIP del Cardinal Fluvio Marittimo in Val d'Arrigo e Chioggia, in quanto come anticipato dal sindaco, noi abbiamo ovviamente competenza su quell'area forza della Costituzione dell'autorità di sistema portuale, a fronte della quale è stato sottoscritto un accordo di programma il 5 luglio 2019 tra il presidente appunto dell'autorità e il commissario straordinario per il subentro dell'autorità stessa e l'adempimento degli obblighi di bonifica e di qualificazione ambientale. A fronte di questo accordo, l'autorità ha ovviamente la responsabilità, diciamo, delle progettazioni e successivamente delle esecuzioni delle attività che sono state anche affidate, come sapete, sono state interrotte a causa del rinvenimento di amianto, a fronte del quale è stata decisa una strada che apporterà a questi piloti per identificare le modalità migliori per la continuazione delle attività, in
particolare per un aggiornamento dello studio di progettazione al fine di completare effettivamente il percorso di bonifica ormai avviato già da molto tempo. L'autorità è chiaramente in prima linea su questo cantiere, sia perché rappresenta uno degli elementi di castelli di integrazione delle aree di Chioggia nella responsabilità e nella competenza delle autorità, sia perché ovviamente stiamo lavorando per lo sviluppo della portualità nel porto di Chioggia. Ricordiamo che ci sono due anime della portualità a Chioggia, una l'avete recentemente ovviamente vista con gli eventi sul crociere che sono arrivate a partire dal 17 giugno scorso, e un'altra della parte Conte che si svilupperà ulteriormente nella parte Saloni, e un'altra della zona Vadalio che è rappresentata prevalentemente da ambiti commerciali. Quindi questi lavori di bonifica, oltre che rilevanti sotto il profilo ambientale e di sicurezza della cittadinanza, saranno anche importanti per riportare nella destinazione puntuale le aree che al momento purtroppo non possono essere utilizzate, rafforzando ancora di più la presenza portuale sotto il profilo commerciale di quelle zone. Ricordo solo, visto insomma il contesto, che il traffico merci di Chioggia è un traffico che è rappresentato prevalentemente sul 28% di siderurgia, un 25% traffico sale, un 20% settore chimico e un 10% della parte cemento. Chiaramente insieme al sindaco, ovviamente anche con iniziative regionali, stiamo spingendo molto il volano che può trainare la città attraverso la spinta produttiva e chiaramente quella economica. Non vorrei rubare ulteriore tempo per lasciare insomma approfondimenti tecnici poi sulle iniziative di avvio del pilota sull'amianto. Grazie dottoressa Scardino. Una cosa, c'è anche l'assessore all'ambiente del comune di Chioggia, Chioggia Massimiliano, che è presente, insomma, che ovviamente mi darà chiaramente una mano a seguire poi tutte le fasi della bonifica. E adesso do la parola al maggiore Pavotto, che ringrazio, che è il subcommissario per la parte proprio tecnica, ecco, quindi potrà entrare più nel merito anche di quello che riguarderà poi la bonifica. Grazie Sindaco, buongiorno a tutti, sono il Maggiore Aldo Pavotto dell'autorità del Commissariato Straordinario Bonifica di Scarica Abusine. Il progetto è un progetto molto ambizioso, ci tenevamo molto affinché fosse portato a termine. Il progetto originario, lo sapete, è una bonifica, quindi tutto il materiale viene processato, viene lavorato e viene portato via dal sedime del porto di Chioggia. Ovviamente in fase di inizio lavori racconto un po' la storia per arrivare poi alle problematiche che sono nate. Durante l'inizio dei lavori il cantiere fu già consegnato un anno e mezzo fa, il corpo rifiuti l'abbiamo notato, abbiamo visto che il corpo rifiuti era contaminato comunque dalla presenza di amianto sparso al corpo rifiuti a varie altezze, motivo per il quale è stata fatta una caratterizzazione integrativa su tutto il corpo rifiuti con più di 300 diviso in 300 celle, una caratterizzazione molto spinta che evidenziava una presenza diffusa, sebbene di minime quantità, ma molto diffusa su tutto il corpo rifiuti. Sapete bene insomma che la normativa in questo caso prevede che tutto il materiale contaminato da amianto venga considerato in qualche modo amianto, e questo rendeva di fatto impossibile la bonifica. Ci tenevamo invece a che la bonifica non solo fosse fatta, ma fosse restituita alla cittadinanza una porzione di territorio fruibile. Ricordo ecco che il progetto, oltre alla bonifica, prevede anche la realizzazione di una ulteriore banchina nel porto di Chioggia, e quindi quel materiale da sottoservizio geotecnico poteva essere utilizzato al momento della bonifica per essere inserito appunto nella cassa di formata per creare questa ulteriore banchina. Ecco perché un progetto che ci è sempre piaciuto molto, perché non solo
bonifica il territorio, ma lo riqualifica e lo restituisce in maniera fruibile ai cittadini. Ovviamente la presenza di amianto ha cambiato questo scenario generalmente, però abbiamo molto lavorato, abbiamo molto insistito perché non si modificasse l'impianto originario del progetto, ovvero che stasse una bonifica e non venisse tramutata in una messa in sicurezza permanente. Ovviamente la messa in sicurezza avrebbe comportato costi alleggeriti, anche tempistiche ridotte, invece ci sembrava giusto continuare a perseguire questo obiettivo. Noi, congiuntamente ovviamente all'ARI, che ha sopportato e supportato questa scelta, sia in termini temporali che in termini economici, ovviamente, perché l'obiettivo appunto è quello non solo di modificare ma restituire ai cittadini. Parliamo di 380.000 metri cubi di materiale ammancato sul porto di Chioggia, quindi un materiale ingentissimo. A vario titolo, tutte le 300 celle che sono state caratterizzate hanno evidenziato, come vi dicevo, poca presenza di amianto, ma molto sparso e molto diffuso. L'amianto è stimato che non supereremo i 10 o 15 metri cubi all'esito della bonifica, ovviamente è una stima fatta sulla base dell'integrazione alla caratterizzazione, 15 o 20 metri cubi che contaminano di fatto 380.000 metri cubi di materiale. Ovviamente è un progetto anche questo di bonifica che prevederà la selezione del materiale, quindi la selezione dell'amianto dal corpo rifiuti, perché possa poi continuarsi il processo che era stato immaginato originariamente in seno a un recupero, riuso del materiale. Progetto che fino ad oggi noi, almeno nella nostra esperienza nazionale, non abbiamo visto. Questa separazione dell'amianto dal corpo rifiuti, questa restituzione, questo riutilizzo comunque del materiale, ad oggi è un'operazione, diciamo, che potrebbe rappresentare un unicum a livello nazionale. Ovviamente nella redazione di questo progetto lo abbiamo redatto con tutti gli enti pubblici che ci hanno supportato, in primis ovviamente la regione, la provincia, il comune, ma soprattutto ci siamo avvalsi dell'ARPAB e dello SPISA, i due enti pubblici che stanno proprio a garanzia della tutela della salute dei cittadini e degli operatori. In questo caso il traguardo da raggiungere è mettere in sicurezza la discarica e farlo ovviamente riguardando la salute in primis degli operatori che lavoreranno sul sedime e secondariamente di tutta la cittadinanza. Ovviamente abbiamo elevato molto questi presidi di sicurezza. Il primo progetto di questa bonifica e quindi di questa separazione dai rifiuti dell'amianto è stato inviato agli enti di controllo che hanno dato ulteriori suggerimenti, ulteriori prescrizioni esecutive e quindi pubblicamente insomma li ringrazio per la vicinanza che hanno avuto, per la cortesia istituzionale di supportarci. E una seconda fase del progetto quindi ha recepito ulteriormente queste prescrizioni di carattere esecutivo. Ci sentiamo di dire che il progetto a questo punto non solo è un ottimo progetto, ma soprattutto traguarda prioritariamente la salute dei cittadini e la salute dei lavoratori che opereranno ovviamente in discarica. Questo permetterà di realizzare il progetto appunto originario. Faremo adesso solo un test pilota. Per noi non è stato sufficiente solamente redigere un progetto che abbia trovato la condivisione ovviamente di tutti gli enti pubblici e di tutti gli attori del tavolo tecnico, ma abbiamo voluto appunto fare un test pilota su 12.000 metri cubi di materiale, su 4 celle significative a vario titolo contaminate a livelli diversi ovviamente di contaminazione per avere una casistica molto esemplificativa. Questo test che inizieremo e la cui consegna formalmente, diciamo, oggi viene comunicata nelle prossime settimane, i lavori inizieranno, saranno un'ulteriore garanzia, questo test pilota su 4 celle per 12.000 cubi, all'esito del quale sapremo non solo in relazione alle nostre conoscenze specifiche dell'integrazione alla caratterizzazione che abbiamo fatto sulla discarica cosa ci aspetta, ma avremo un test di campo, di prova, non solo significativo ma molto spinto e tra l'altro supportato da un piano di monitoraggio anche in questo caso molto innovativo. Parlavo prima con la direzione dei lavori di un software elaborato proprio dallo SPISA locale proprio per il monitoraggio non solo dell'amianto ma anche dei metalli pesanti, perché come noto le discariche di rifiuti solidi urbani sono caratterizzate anche dalla presenza di metalli pesanti di corpo rifiuti. Ebbene, fortunatamente questo SPISAL ha a disposizione un software di controllo e di monitoraggio ambientale non solo per l'amianto ma anche per i metalli pesanti, quindi questa collaborazione si intensificherà anche sul
sul piano di monitoraggio e controllo durante l'esecuzione dei lavori. Eccoci, auguro che le nostre aspettative vengano confermate da questo test pilota, che è fondamentale. Fondamentale perché il progetto originario non venga modificato, ma rimanga un progetto di modifica. Le modifiche, come sapete, a livello nazionale sono operazioni molto costose, ovviamente non trovano neanche più il favore del legislatore, fondamentalmente perché la modifica è una delocalizzazione del problema. In questo caso ci auguriamo che, così come è stata strutturata, in ragione soprattutto della possibilità, grazie ovviamente alla collaborazione con l'autorità portuale, di conferire il materiale contaminato nella cassa di colmata, l'occasione insomma in proficua per operare in questo caso una modifica e recuperare tutto il materiale così come stimato originariamente, separando legno, plastica, ferro, vetro, ovviamente soprattutto terra, perché la discarica è fatta del 60% di materiale ovviamente terroso ed è la parte che vorremmo poi conferire in cassa di colmata. Ecco, noi ci abbiamo tenuto molto a portare a termine appunto questo progetto così come originariamente appunto predisposto, e soprattutto devo dire, devo dare atto di questa collaborazione non solo di tutti gli enti pubblici che in qualche modo si sono messi a disposizione di questa necessità di usare di reciprocità a questo punto, ma soprattutto devo dire anche la collaborazione dei soggetti privati. Dati in prima, ovviamente, che ci ha supportato, ha atteso, ha un appalto grossissimo, ma ha avuto la pazienza di attendere questo momento, soprattutto per traguardare salute e sicurezza di cittadinanza, ovviamente, di lavoratori, anche la direzione dei lavori. Devo dire, la ringrazio pubblicamente perché è stata straordinaria in tutto questo tempo e soprattutto ci aspettiamo molto dalla direzione nella realizzazione di questo progetto. Rimango a disposizione per il domande. Grazie a tutti. Penso che, grazie Maggiore, penso che le parole non possono far piacere sentire tutela della cittadinanza, dei lavoratori che poi andranno fisicamente a recuperare sulla bonifica. Quindi veramente grazie per quello che state facendo per il nostro territorio. Adesso do la parola al generale Badalà, che è il commissario nazionale. In questi mesi ci siamo sentiti spesso, mi ha sempre tenuto aggiornato e finalmente siamo riusciti ad organizzare questa conferenza che va proprio in via all'inizio dei lavori, che era quelli che il territorio di Chioggia poi si aspettava. Insomma, grazie per il vostro impegno, perché so che non è stato facile ripartire. E do la parola appunto a lei, generale. Grazie a tutti. Grazie sindaco, e grazie della sua e della tua ospitalità, da tempo che è così anche oggi. Devo dire sempre accanto a noi a questa missione, insomma accanto ai problemi della regione da sempre, da quando abbiamo iniziato dal 2017, saluto tutti i partecipanti. Questo è un sito che dal 2017 ci andiamo a rovellare gli sforzi, le azioni, le migliori, i fondi per poter portare a termine questa bonifica, come è stato detto dal subcommissario Pomo. E d'altra parte è un sito che da subito, da sempre è stato così, perché è un progetto 2017, noi abbiamo iniziato la missione, ma il progetto dell'ADI è ancora prima, era ed è ancora un progetto innovativo, perché era un progetto che comunque intanto va a fare una bonifica, a toglierlo, e in questi tempi a maggior ragione non è facile. L'altro comunque era un progetto che rimane ancora un progetto selettivo, se addirittura andiamo a destromettere circa questa piccola quantità di amianto da una massa enorme, quindi rimane altamente selettivo, perché non si voleva prendere tutto e portare via, ma evidentemente fare un riciclo quasi, una riutilizzazione, una differenziata su più di 300.000 metri cubi, quindi rimaneva un progetto ambizioso. E quindi in questo senso lo vogliamo portare a termine. L'altro punto anche che è importante sottolineare è quello che sin dall'inizio questo progetto d'Italia applica quello che ormai da molto tempo ci diciamo, non solo in questa sede, ma in tutte le sedi, che molte volte si dice, ma insomma prendo a prestito questo concetto, lo dico anche insomma dall'assessore regionale all'ambiente della Lombardia, che dice più che parlare della bonifica di rigenerazione,
dobbiamo parlare della rigenerazione della bonifica, cioè sin dall'inizio quasi adesso la massa di milioni che è cresciuta in gente, ma per un prodotto finale che darà sicuramente, credo sì, ma abbiamo sentito anche le parole della autorità portuale, darà uno sviluppo, metterà in moto fondi, metterà in moto azioni, metterà in moto lavoro. Quindi fare le bonifiche non solo per i singoli anni, comunque già un valore grandemente importante perché si dà benessere ai cittadini, ma lo si fa con un progetto produttivo di business ben preciso, e questo è un valore aggiunto che però ce lo ritroviamo, è stato già pensato all'inizio. Questa è la terza conferenza stampa che facciamo. La prima è stata quella importante di inaugurazione, ovviamente quando siamo partiti, poi c'è stata a metà dell'opera circa, ma non c'è un sindaco, una conferenza della crisi, chiamiamola così, perché abbiamo dato atto di questa brutta scoperta che è stata fatta dell'amianto. Oggi la possiamo chiamare la conferenza della rigenerazione e della ripartenza, perché da oggi sicuro si mette questo passo come Sofiane Supercommissario per andare dritti verso la meta. Abbiamo aspettato, e quando dico abbiamo aspettato, i cittadini aspettato sicuramente, ma quelli che hanno aspettato di più è stata l'ATI, è stata anche la direzione dei lavori di tecnico bene, e quindi nella persona di ingegnere del Forte, la persona del direttore Valentini, lo voglio dire, non è stato facile aspettare, e dico anche che in questa situazione qua nessuno è benefattore, quindi non è stato facile andare avanti, e molte volte insomma ci sono stati momenti di rottura anche, insomma sicuramente complicati. Però quello che ha tenuto, ed è importante dirlo, ha tenuto sempre, non per essere retorici, questo consesso, il consesso di comunque portare a termine, di fare degli sforzi, perché loro all'attesa stanno attendendo, ovviamente nessuno è benefattore, dietro un'attesa di lavori che si vengono fatti, però c'è l'esigenza di aspettare, perché questa prova non è una prova, è una prova importante, perché se dobbiamo mettere in fila la salute dei cittadini, la salute dei lavoratori, anche la quantità di fondi che dobbiamo stanziare, che capiamo meglio, e anche le modalità operative di come si deve fare, evidentemente fare questa prova, fare una simulazione per poi esplodere nei lavori, sicuramente è un fatto importante, per cui ne è valsa la pena, ne è valsa la pena aspettare. E ricordo le cifre, sicuramente lo Stato sta investendo 27 milioni della cifra di partenza, ma sappiamo che tutti i 27 milioni hanno bisogno di un delta, perché se promettere l'amianto da questa massa di rifiuti costerà tanto, però ripeto, evidentemente c'è un ritorno importante da poter avere. E per ultimo, e vado solamente a concludere, non posso non ricordare l'altro tavolo che ha tenuto, oltre quello un po' più operativo, quindi ditte, commissario e autorità portuale, con due grandi vicende che ci sono state, uno in passaggio dalla vecchia, della portuale, era l'autorità della Camera di Commercio, e l'altro momento di crisi è stato quello dell'amianto. L'altro grande tavolo che ha tenuto è stato quello con la Regione, e quindi dico con l'assessore Mancato, che insomma ci ha incoraggiato in molti momenti non facili, è stato quello con ARPA, con Alfavento, che ci ha consentito non solo di ARPA, ma soprattutto la cosa più importante è che l'amministrazione, l'ARPA in questo caso, ma qualunque amministrazione può fare, quello di ragionare. Cioè, per arrivare a questo punto ci sono voluti ragionamenti e ci sono volute riunioni e ci sono volute disponibilità, ovviamente a fare le cose per bene, questo è scontato, però a farle anche in maniera un po' oltre verso quello che si faceva, e devo dire che Altavento l'ha veramente totalmente impersonato questo ruolo, che va bene di controllore, come giusto che sia, come tutti, anzi ci auguriamo che sia, com'è, però in questo caso è stato un ruolo di giocatori insieme a noi per portarci a questo risultato. Per cui oggi insomma diciamo che lasciamoci, vogliamo, facciamo sempre gli scongiuri, non va bene, però lasciamoci per una guardia della conferenza stampa quando le cose insomma andranno bene. Noi dobbiamo concludere comunque il 2024, cioè dobbiamo farti tutto per farlo. Ci sono rimasti sugli 81 siti assegnati in questa missione 16 siti,
Di questi 16, 12 li dobbiamo concludere entro dicembre 2023 perché sono inseriti nel PNRR, 4 votato l'Unione Europea li ha lasciati fuori, nel senso che poi dirà che non si possono fare, e uno dei 4 è questo di Chioggia, quindi entro il 2024 però deve essere una deadline, tranne che non so, scoprissimo il petrolio sotto la slotta, però speriamo che non sia così. E quindi grazie, prego a te. Sì, grazie in generale, beh, fammi sperare perché già avere un termine entro il 2024 vorrebbe dire anche dare possibilità poi all'autorità portuale di pensare allo sviluppo maggiore delle potenzialità del nostro territorio per quello che riguarda il porto. Ecco, questo va benissimo, io sono sempre un sostenitore del territorio di Chioggia, sostengo sempre che il nostro territorio ha delle grandissime potenzialità e quindi sono consapevole che dobbiamo sfruttarle tutte. Finire la bonifica nel 2024 vorrebbe dire dare la possibilità appunto ad uno sviluppo maggiore della portualità. Bene, adesso do la parola all'ingegner Valentini che parlerà per la società ATI. Grazie. Grazie mille, grazie dell'invito, partecipiamo volentieri, grazie a tutte le istituzioni che ci permettono anche di parlare. Devo dire che sono rimasto molto impressionato in questa vicenda. Noi siamo un'azienda, siamo il gruppo ERA, noi come capo fila della RTI costituita insieme all'azienda Xodo e all'azienda IDEA. Quindi io parlo in qualità di capo fila di un gruppo di imprese che hanno esperienze nelle bonifiche, no? Su questo territorio e in Italia. Ecco, devo dire che sono rimasto molto impressionato e ringrazio il generale Badalà e il maggiore Rapporto per la tenacia, la determinazione con la quale stanno conducendo il progetto insieme alle istituzioni. Quando credo che un territorio individua un interesse comune che viene posto come obiettivo unico da parte di una comunità, da parte di istituzioni regionali, locali, amministrative e tecniche, perché c'è anche questo aspetto che a volte diciamo, in altre situazioni va in conflitto, già un risultato è pienamente raggiunto e io sono convinto che questo porterà a un risultato, un successo dell'iniziativa. Noi come imprese, come ho detto in generale, partecipiamo a questa comunità, scusate, a questa comunanza di interessi, siamo qui per far bene le cose, credo l'abbiamo già dimostrato, e siamo qui anche per come posso dire, mettere a disposizione le nostre competenze tecniche, le nostre strutture operative. La soluzione individuata, come veniva detto, probabilmente rappresenterà anche un unicum, no? Per la soluzione di questi problemi, e soluzioni di problemi legati al ritrovamento di amianto, ahimè, ce ne sono tante in Italia. Come operatori del settore, ovviamente per noi alla fine è fare imprese, non mi nascondo dietro a questo, però la soluzione individuale, devo dire, è pienamente condivisa da noi, perché come veniva detto, mette al centro la sicurezza dei nostri operatori che saranno chiamati a intervenire nel corpo del rifiuto, per la separazione e l'individuazione del rifiuto amianto rispetto al fatto rifiuto che poi sarà avviato a successivi trattamenti come previsto il progetto originale, e mette anche in piena sicurezza tutto il territorio circostante, no? Perché lavoreremo in ambienti diciamo confinati in espressione giusta, in ambienti chiusi, che quindi permetteranno una piena sicurezza di tutto anche l'ambiente circostante. Quindi ringrazio nuovamente e siamo pronti. Grazie ingegnere. Beh, adesso do la parola all'assessore regionale Roberto Marcato, lo ringrazio per la presenza e lo ringrazio perché non ho ancora fatto pubblicamente come si doveva, perché Chioggia è entrata a far parte anche della ZLS, della zona logistica semplificata per quello che riguarda la portualità, e devo ringraziare l'assessore regionale per questo, perché visto che qualcuno, permettetemi la battuta, dice che la filiera non c'è, non esiste, la filiera esiste e credetemi che un occhio di riguardo che ho già là, oltre ovviamente a tutto il restante del Veneto, però noi eravamo rimasti inizialmente esclusi e grazie all'impegno dell'assessore adesso Chioggia c'è. Grazie assessore, prego. Grazie a te sindaco,
buongiorno a tutti. Davvero mi fa davvero piacere essere qui oggi, perché l'iniziativa che presentiamo qui oggi è davvero il frutto di una sintesi abbastanza rara fra diverse istituzioni. Noi abbiamo fatto della condivisione, della velocità e della tutela dell'ambiente delle priorità assolute. Io devo dire, quando ho conosciuto per la prima volta il commissario Badalà, ho avuto l'impressione subito di avere a che fare una persona molto, molto concreta. Poi ho conosciuto anche il maggiore Paprotto e ho avuto la stessa identica impressione. Ma questo lo voglio sottolineare, perché si raggiungono questi risultati se c'è condivisione, altrimenti inizia la burocrazia. Ogni ente mette le proprie carte sul tavolo, ogni ente mette la propria zavorra sul tavolo e le modifiche si fanno negli anni. Intanto l'ambiente aspetta, lo sviluppo economico aspetta, l'autorità portuale aspetta, gli imprenditori aspettano, i turisti aspettano, aspettiamo tutti. Ecco, invece questo è un esempio davvero virtuoso di sintesi tra diverse istituzioni, e mi è piaciuto molto il termine che ho usato il commissario quando ha detto che con ARPA si sono messi a ragionare. Perché guardate che spesso e volentieri non si fanno le cose perché uno rimane rigido nelle proprie posizioni. Non è vero che non ci sono le risorse. Le risorse ci sono, ovviamente servono progetti all'altezza e servono la condivisione territoriale. Noi siamo usciti in questa sorta di miracolo, quindi approfitto per ringraziare davvero il commissario di Maggiore, per ringraziare i miei collaboratori regionali che da sempre fanno un lavoro straordinario, il direttore, il dottor Giovanni Uliana e la dottoressa Defendi Valentina, perché anche qui è una questione di passione, uno ci deve credere, deve amare la propria terra. L'ARPA, l'ha già citata il commissario, il comune di Chioggia, perché anche qui devo dire che hanno trovato porte aperte e una collaborazione straordinaria, e l'autorità popolare. E poi auguro ovviamente un grosso in bocca al lupo all'ingegnere Valentini, attraverso di lui e tutta l'ATI, perché dovranno fare un lavoro straordinario in tempi strettissimi con le innovazioni tecnologiche che fanno bestemmiare. Io non ho molte cose da dire, è stato detto praticamente tutto, ricordo solo i numeri, perché i numeri sono importanti. Stiamo parlando di un valore complessivo di intervento di quasi 35 milioni di euro, che porteranno a una riqualificazione complessiva di un'area di 60.000 metri quadri, e il complessivo totale di rifiuto o presunto tale, perché abbiamo capito che in realtà la parte di rifiuto è minima, ma essendo questa contaminante abbiamo dovuto intervenire su 395.000 metri cubi. Quindi stiamo parlando di cifre, di numeri enormi. I lavori appaltati hanno una scadenza che è stata indicata prima, quindi sono complessivamente, dovrebbe essere 495 giorni complessivi, e sarà resa operativa un'area complessiva di 200.000 metri quadri, con 1.500 metri di banchine portuali. Quindi questo è un intervento che in realtà tocca più elementi, l'ambiente innanzitutto, la salute innanzitutto, però c'è il tema del porto, c'è il tema dell'impresa, c'è il tema del turismo, c'è il tema economico. Ecco, tra l'altro siamo sempre convinti che, visto che si parla oggi di transizione ambientale, la transizione ambientale non esiste senza una sostenibilità economica. Ed sono queste le due matrici che devono guidare la nostra operatività. Per il cambio ringraziamento per quanto riguarda la ZLS, devo dire che il sindaco l'ha fortemente voluta, e quando dico fortemente voluta vuol dire che si attacca al telefono assieme, che non finisce le telefonate, hai una presenza per cui ho stremato dietro, basta che ti attasi, vedremo a fare il possibile, e l'impossibile è la ZLS è arrivata. No, lo dico, posso permettere di dirlo così perché siamo amici, e comunque bene fa un sindaco da fare questo, fregarsene e portare a casa per il proprio comune, per la propria comunità. Quindi ha fatto benissimo Mauro a fare quello che ha fatto, e oggi abbiamo un risultato importante, perché la ZLS è uno strumento davvero importante
importante di sviluppo economico in quest'area. L'altro tema su cui stiamo lavorando è il rifinanziamento della legge speciale. Qui abbiamo chiesto fortemente al governo il rifinanziamento di questa legge, perché è del tutto evidente che quest'area ha bisogno di attenzioni e di cure che altre aree non ha bisogno. Non serve che spieghi perché, questa è un'area meravigliosa, straordinaria, bellissima, ma altrettanto fragile. E quindi va da sé che una legge che era nata proprio per la specificità di quest'area lagunare, oggi non ha motivo di non essere rifinanziata, perché non è che i problemi siano finiti. Tra l'altro noi abbiamo fatto tutto quello che c'era da fare sui marginamenti in area lagunare. Anche qui la parte che manca è quella dello Stato, straordinaria, che comunque insomma, anche lì noi abbiamo fatto tutte le pressioni nel caso, perché si arrivi a completamento anche dei marginamenti, perché questo ci consentirebbe poi finalmente di dare tutto lo sviluppo che merita tutta l'area di Porto Marghera, e quindi una contaminazione, questa sì positiva, anche dell'area che viene interessato il comune di Chioggia. Quindi davvero io ringrazio tutti gli attori di questa partita, perché ripeto, non ci siamo fermati a fare ognuno il proprio conto, ma abbiamo fatto davvero con grande passione, e se oggi abbiamo questo risultato è perché ci sono uomini e donne che sono andati oltre il proprio lavoro. Quindi davvero grazie a tutti, grazie al sindaco, al commissario, grazie all'autorità popolare, grazie ai miei collaboratori, e in bocca al lupo soprattutto a voi che ne avete bisogno. Grazie. Grazie. Se qualcuno deve fare qualche domanda, i microfoni sono attivi, quindi potete premere il tasto sulla destra, in basso, quello argentato, e fare la domanda. Volevo capire, questa discarica che si sta cercando di modificare, come si è formata, che origine ha? Ricordo che da allora, proprio perché nel 1986 il Corpo Forestale dello Stato fece il primo monitoraggio di cave discariche, e si vide che dove c'erano buchi c'erano molte volte dazioni di rifiuti. Furono censiti 5.000 siti, di questi 5.000 siti 200 poi andarono in un contenzioso europeo fino al 2003, secondo la sentenza 2007, 2014 l'altra, si cominciò a pagare questa sanzione europea, per cui ho letto poi dettagliare la sua domanda, diciamo che i metodi con cui si smaltivano i rifiuti erano quelli o di buttarli dalla sommità delle montagne nei torrenti, come ne abbiamo trovato tante, come stiamo lavorando su tante, o come Augusta viene da dire, la cena di Pirite fu abbancata e sopra fu costruito il campo sportivo, o come in questo caso qua di Chioggia fu una abbancata di rifiuti perché non si sapeva dove metterla. Diciamo che era un'emergenza, delle emergenze che poi insomma si sono successe, però devo dire che insomma negli anni
lentamente, quantomeno nessun sindaco, nessuno, ovviamente farebbe più quello che si faceva un tempo, di lasciare i rifiuti così. Erano i primi momenti di crisi di rifiuti e l'esempio di questo, del sito di Chioggia fu questo, attaccare i rifiuti che non si sapeva dove mettere e se volete c'erano quindi delle normative e anche una sensibilità di noi. Mentre per la seconda domanda, prego. Sì, dunque, come accennavo, il sistema non solo non è innovativo dal punto di vista normativo, perché il materiale viene considerato tutto rifiuto speciale nel momento in cui è contaminato da amianto. Invece, tramite questa collaborazione degli enti pubblici accennata prima, principalmente con ARPAB e Spisal, siamo riusciti invece a chiesa la esigua, considerata sul totale dei rifiuti, quantità di amianto, invece a poterlo riprocessare come fosse solo materiale contaminato da amianto. Ebbene, gli esiti saranno tutto un sistema di tramoggio, ovviamente, e di vagli meccanici che, collaborando tra loro, selezioneranno appunto il materiale. Il sistema estrattivo avverrà attraverso l'abbattimento delle polveri con la presenza di carbon flow, quindi delle insufflazioni di acqua nebulizzata. Ovviamente tutto l'ambiente, come accennava l'ingegner Valentini, sarà non solo confinato ma depressurizzato. Abbiamo potenziato molto il sistema di aspirazione di filtri all'interno. Ci sarà una piccola cabina di regia all'interno dei cannoni proprio per utilizzare domotica e remotizzare tutto il sistema di controllo. Abbiamo spinto molto ovviamente anche tutto il sistema di monitoraggio, non solo monitoraggio ambientale, per verificare che i presidi messi in atto siano dei presidi che efficaci, fisicamente efficaci, ma abbiamo spinto molto anche il monitoraggio ovviamente sui lavoratori, ampliando quelle che sono le necessità e quindi controlleremo molto di più. Accennavo a questo software, poi la fortuna a volte aiuta gli audaci, e proprio questo Spisal in via sperimentale uscirà a ottobre-novembre con un software di controllo proprio per l'amianto e per i metalli pesanti, che sono i due contaminanti che ci preoccupano in questa discarica. Questo software di controllo noi lo stiamo, ovviamente, lo vorremmo utilizzare in maniera sperimentale, ma non farà altro che ulteriormente, ovviamente, implementare soprattutto i presidi di monitoraggio, incrementando le frazioni di tempo, ovviamente, senza analitici che dovremmo fare. Più o meno, senza scendere troppo nel tecnico che non mi appartiene, questi sono un po' gli elementi innovativi che messe insieme sono tutte parti di percorso di processi che esistono, però è il know-how applicato e integrato che rappresenta un processo che in realtà è assolutamente innovativo. Grazie. C'è tutto l'ambiente, ci sono 6.000 metri quadri che sono già chiusi, adesso verrà ovviamente ottimizzato, di questi 6.000 metri quadri che già erano non esistente, verranno creati gli ambienti all'interno depressurizzati, confinati ovviamente con tutto il sistema di piedi, di aspirazioni e questa piccola cabina di energia ovviamente all'interno. Oltre a questo ci saranno tutti i sistemi di lavaggio ovviamente sia dei materiali che dei mezzi che entrate in uscita. Torno a ripetere, è una filiera applicata che rappresenta una innovazione. Sono tutti tutta tecnologia già esistente, i vagli a scalino sono vagli che nelle bonifiche, però applicata tutta in filiera ovviamente rappresenta un nuovo processo, un nuovo diagramma di flusso che permette di lavorare questo materiale e permette questa separazione in assoluta sicurezza ed efficienza nel raggiungimento del risultato. Sì, grazie. Tutta la parte di operazioni supplementari necessarie per l'amianto, di quanto farà lievitare il costo totale del progetto? Grazie. Abbiamo, prima di iniziare l'operazione e all'esito della caratterizzazione integrativa, abbiamo fatto un progetto di fattibilità tecnico-economica per verificare la possibilità concreta appunto di perseguire questa possibilità in relazione alle risorse disponibili. Abbiamo un range medio tra i 13 e i 17 milioni di euro se la prova pilota darà i risultati sperati. D'altra parte mi permetto di aggiungere questo 13-17 milioni che il surplus che diventa, non so, possiamo chiamare in vari modi, o diventa un costo ambientale,
nel senso che l'alternativa a questo era quello di lasciare tutto così come, lasciare la montagna, fare un camping e finire, e il sito sarebbe fuoriuscito. Quindi si sta applicando 37 milioni, ripeto, per un surplus ambientale, lo si sta applicando anche per un surplus economico, nel senso che se c'è un dono, c'è una progettazione, c'è una programmazione per quanto riguarda ovviamente l'utilizzazione della macchina, questi sono 37 milioni in più, ecco, saranno investiti e ripagati. Bene, se non ci sono altre domande, io chiuderei la conferenza ringraziando ancora tutti i relatori intervenuti e ribadisco conferenza stampa che chiesto, insomma, che abbiamo voluto fare insieme all'autorità portuale, al commissario nazionale all'assessore mercato, per dare l'informazione corretta di tutto quello che avverrà nei prossimi mesi e dentro il 2024. Quindi inutile adesso inventarsi qualsiasi cosa, ma non lo dico a caso queste cose qua, perché purtroppo leggo sempre messaggi distorti di gente che non è informata e che si inventa qualsiasi tipo di cosa. Quindi questa è l'informazione, ringrazio anche Chioggia Azzurra, che credo abbia fatto una diretta Facebook, quindi quella rimarrà agli altri, questa diretta. E quindi se ci sono delle cose che la gente non sa, che chieda, e verranno date le risposte. Chieda, abbiamo i collegamenti quotidiani diretti con loro, quindi inutile inventarsi adesso qualsiasi altro tipo di questione. Quindi l'abbiamo voluta fare proprio per questo motivo. Grazie a tutti, buona giornata. Ci vediamo la diretta.